Welcome to Sissa, benvenuti alla Sissa. Per noi è ovviamente un grande onore ricevere un'autorevole delegazione come la vostra e abbiamo preparato un breve programma per la visita per cercare di illustrare la nostra realtà. Ci avevano detto che dovevamo parlare in italiano e quindi ho anche tradotto delle slides che avevo in inglese. Comunque siamo organizzati con gli headphones e eventualmente qualcosa la dirò in inglese, qualche trasparenza contiene ancora delle tracce in inglese. E quindi benvenuti alla Sissa e cercherò di darvi delle informazioni. Intanto, che cos'è la Sissa? La Sissa è un'università pubblica italiana e quindi dipende dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come tutte le altre università pubbliche, ma è un'università che ha delle caratteristiche un po' particolari. Infatti è una delle scuole a ordinamento speciale, come la Normale di Pisa, che è la più antica in Italia, perché è stata fondata in epoca napoleonica, o il Sant'Anna di Pisa, o altre come l'IMT di Lucca. Noi siamo la seconda delle scuole speciali. Infatti siamo stati fondati nel 1978 con lo scopo di dare dei titoli di PhD. All'epoca in Italia non esisteva il PhD, il dottorato è stato istituito successivamente e questa caratteristica è rimasta alla Sissa. In altre parole, noi, a parte delle eccezioni che discuterò, non rilasciamo titoli di laurea magistrale. Rilasciamo solo titoli di dottorato, di PhD, anzi di PhD che è dichiarato equivalente al dottorato italiano. Ovviamente non ci occupiamo soltanto di fare diplomi di PhD, infatti la vocazione della Sissa è la ricerca scientifica e i nostri studenti di PhD sono dei ricercatori allo stadio iniziale, quindi diciamo partecipano in maniera molto attiva all'attività di ricerca insieme al nostro staff. Illustrerò poi alcune delle caratteristiche specifiche della Sissa. Comunque, la componente fondamentale, importantissima della nostra scuola sono i nostri studenti. Qui abbiamo voluto dare una rappresentazione degli studenti. Vedremo che un'altra caratteristica della Sissa è la sua internazionalità. E abbiamo messo accanto a dei visi delle persone, perché la Sissa è fatta di una comunità di persone che lavora insieme, anche delle foto che rappresentano il tipo di attività nelle quali siamo impegnati. Ecco quello di cui vi vorrei parlare oggi, qualche numero e qualche cifra generale per illustrare cosa è la Sissa, il tipo di organizzazione, la nostra attività di ricerca e di formazione. Trasferimento tecnologico, un altro filone sul quale siamo molto attivi è quello della divulgazione scientifica e le prospettive per il futuro. Allora, la Sissa ha un modello di organizzazione strutturata non tanto come altre università italiane, naturalmente non parlo di quelle generaliste quanto appunto delle scuole speciali, ma più su un modello di tipo anglosassone, quindi uno staff permanente molto ridotto. Noi abbiamo solo 67-68, diciamo, dipende dal giorno in cui prende servizio un nuovo docente, ricercatori di staff permanente e ben 130 contratti di ricerca di tipo temporaneo che sono pagati o su fondi della scuola o su grant esterni, in particolare grant europei. Abbiamo circa 250 studenti, il numero ovviamente flutta da un anno all'altro, che sono organizzati attraverso i vari filoni di ricerca che descriverò nel seguito. Abbiamo un personale dell'ordine di 88-90 persone e qui ho messo dei numeri che ci paragonano a delle strutture simili alla nostra, appunto la Normale di Pisa e il Sant'Anna di Pisa. Abbiamo le dimensioni di un dipartimento universitario, tuttavia il personale è leggermente più alto perché ovviamente essendo un'università a tutti gli effetti abbiamo tutta una serie di compiti verso le strutture esterne che vanno dal Ministero, la Comunità Europea, le altre università e istituzioni di ricerca e quindi naturalmente abbiamo bisogno di personale per questo e quindi non, diciamo, la percentuale di personale non scala linearmente. Infatti
vedete che addirittura abbiamo un personale molto ridotto rispetto alle altre scuole a ordinamento speciale. La Sissa ha una caratteristica peculiare, è nata e continua ad essere, noi ci auguriamo che lo resti per il futuro, una scuola internazionale. Quindi abbiamo una percentuale che per l'università italiana è molto alta, di circa il 33% di studenti stranieri che vengono non solo dalla comunità europea, ma da paesi diciamo sia europei che extraeuropei, un po' da tutto il mondo. Abbiamo anche recentemente concluso un accordo con l'ICTP, l'Istituto del Centro di Fisica Teorica, e per un PhD congiunto, e questo convoglia verso la Sissa anche un certo numero di studenti che vengono da paesi emergenti. È internazionale e ovviamente non solo gli studenti, molti studenti vengono da altri paesi, anche molti dei nostri docenti, la maggioranza dei nostri postdoc non sono italiani e la lingua con la quale interagiamo con i nostri studenti, la lingua delle lezioni, è l'inglese, perché è la lingua comune. Infatti forniamo anche corsi di inglese, ma non solo per i nostri studenti o colleghi italiani, ma anche per gli stranieri che vengono qui e molto spesso vengono da paesi dove non si parla correntemente l'inglese, in modo da aiutarli anche a partecipare, come i nostri colleghi italiani, alla vita di tutti i giorni. Ovviamente forniamo anche dei corsi in italiano per aiutarli anche a vivere nel contesto, ovviamente, triestino. Questa trasparenza, questa slide, mostra alcuni dati rispetto alle infrastrutture della Sissa. La Sissa era prima in un comprensorio molto più piccolo e quindi avevamo dovuto scattare, diffondere, diciamo, alcuni laboratori in giro per la città, con evidenti problemi di organizzazione. Essere venuti qui, diciamo, nella sede del Sartorio, che è di 26.000 metri quadri, ha consentito di rimettere nello stesso luogo fisico tutti gli studenti, tutti i docenti, tutti i ricercatori, il personale, eccetera. Oltre ai vantaggi ovvi di gestione della scuola e di avere ovviamente delle strutture modernissime e efficienti, naturalmente questo ha anche aiutato la comunità degli studenti e dei nostri ricercatori di ritrovarsi insieme, di vivere tutte quelle attività di tipo culturale o sociale che sono così importanti per tutti. Abbiamo anche, diciamo, oltre ovviamente alle aule e allo stabulario, perché abbiamo dei laboratori di biologia e a 13 laboratori, abbiamo anche una mensa, un asilo nido per tutti, che ovviamente i nostri studenti sono giovani e quindi possono avere figli in tenera età, e ovviamente per il personale, una sala di meditazione, musica e palestra. Non andrò molto nei dettagli nell'organizzazione, ma diciamo il direttore è come il rettore di un'università. Noi siamo organizzati in tre filoni principali: fisica, matematica e neuroscienze. Naturalmente questi sono nomi generali che nascondono molte attività in settori disciplinari diversi che illustrerò fra breve. Il LISNU è il laboratorio interdisciplinare nato per mettere insieme la cultura di tipo umanistico a quella delle scienze dure, che è caratteristica della nostra attività di ricerca, perché noi pensiamo che la cultura sia unica e quindi vogliamo incoraggiare ovviamente un luogo di confronto e di interazione e di scambio di idee fra queste tipo di attività umane. Poi naturalmente c'è tutta una serie di organizzazioni, il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Consiglio della Scuola, che raccoglie tutti, dai ricercatori fino ai professori ordinari, il personale e i postdoc, e abbiamo una serie di comitati che servono ovviamente a istruire le pratiche per la vita e per i progetti che la scuola elabora. Tralascerò l'organizzazione amministrativa, che credo che sia di marginale interesse per voi. Allora, quando noi diciamo fisica, neuroscienza e matematica, naturalmente è un nome generico. Abbiamo molti filoni che vanno dall'astroparticola, all'astrofisica, alla materia condensata, la biologia e le analisi anche numeriche dei problemi biologici, la fisica statistica, la fisica delle particelle. Abbiamo le neuroscienze, che vanno dalle neuroscienze cognitive fino alla genomica, e abbiamo vari filoni della matematica, dalla matematica applicata, la geometria, l'analisi matematica e la fisica matematica. Diciamo, c'è una corrispondenza non a uno a uno, ma molto, molto, molto stretta fra
le aree di ricerca, i settori di ricerca che sono qui elencati e i corsi di dottorato che fanno riferimento a delle aree di ricerca, proprio per questa stretta connessione che c'è nella nostra scuola fra la ricerca e la formazione. Non è pensabile di fare formazione ad alto livello senza un'attività di ricerca d'avanguardia e naturalmente la linfa della ricerca sono i giovani e quindi i giovani che formiamo sono anche una parte essenziale della nostra attività. La SISSA non vive isolata né dalla Trieste né dal mondo, questa è una lista delle istituzioni di ricerca dell'area triestina con le quali la SISSA ha contatti e in aggiunta a questa lista, diciamo, partner privilegiati per noi sono sia il CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerche Italiane, come istituzione italiana, sia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma in aggiunta a tutti questi abbiamo circa 130 accordi di ricerca scientifica con enti di ricerca o istituzioni in tutto il mondo, dalla Cina all'India, al Brasile, alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, quindi in Europa e fuori. Come direttore devo dare anche conto ovviamente dei risultati della ricerca che svolgiamo e questa è una delle slides che è stata presentata dalla Presidentessa del Comitato Europeo degli ERC, che sono i grant europei molto competitivi che la Comunità Europea ha deciso di istituire, e mostra il numero di grant conseguiti da diverse realtà. Ora, non solo noi, come si vede qui, ci collochiamo in una posizione molto buona a livello assoluto, perché vedete, ci sono altre 80 università in Italia che non sono indicate perché vengono sotto, ma diciamo, noi siamo una struttura molto piccola, quindi se dividiamo il numero di grant ottenuti per il numero di staff, e quindi qual è la percentuale dei nostri ricercatori che ha successo nel conseguire un grant europeo, vedete che noi ci attestiamo, senza considerare l'ultimo che abbiamo conseguito, in testa a tutte le istituzioni italiane, con circa un 13% di successo a paragonare con la scuola normale di Pisa, che è molto famosa, che si attesta verso il 6%, per non parlare poi di altre università molto conosciute, come per esempio la Bocconi di Milano. Credo che questo sia un dato oggettivo che ci rallegra molto, molto. Ci sono ovviamente anche i grant italiani e sono appena finito l'ultima tornata dei finanziamenti italiani alla ricerca. La SISSA è stata l'unica che ha conseguito un pieno successo e ha avuto tutti i progetti che ha presentato. La Normale di Pisa, per esempio, ne ha ottenuti il 50% e via discorrendo. Quindi anche questo è un altro, diciamo, dato oggettivo e riscontro dell'attività che svolgiamo. È stata fatta una recente classifica delle università italiane, naturalmente divise fra università generaliste, che quindi hanno ovviamente una struttura diversa e non possono essere paragonate direttamente alle scuole speciali, e le strutture più simili alla nostra, dove quello che è stato misurato è la densità di top cited scientist. Questo significa gli scienziati che hanno più citazioni e quindi c'è un certo parametro H che misura il numero di citazioni e quindi l'impatto che la loro ricerca ha nella comunità internazionale. E vedete che la SISSA si colloca ai primi posti, con una percentuale molto alta, circa il 28% di scienziati che stanno nella top list degli scienziati italiani. Questa slides vuole indicare in maniera più quantitativa il numero di pubblicazioni scientifiche per anno, e sono circa, oscillano ovviamente un anno all'altro fra 400 e 450, ma ogni anno abbiamo pubblicazioni scientifiche su riviste molto prestigiose, fra le quali le più conosciute, che sono Nature e Science. Questa slide invece vuole mostrare che non solo la produzione scientifica è molto intensa, ma mostra anche il numero di lavori nei quali c'è una partecipazione dei nostri studenti. Come dicevo, gli studenti sono parte essenziale della nostra attività e circa il 40% dei lavori scientifici prodotti dalla SISSA sono firmati anche dai nostri studenti. E questo ovviamente è un viatico per gli studenti, per il loro futuro. E infatti molti dei nostri studenti, anzi direi la maggior parte dei nostri studenti, quando lasciano la SISSA vanno in posti molto prestigiosi che sono Harvard, Princeton, Berkeley, solo per citare qualcuno dei posti negli Stati Uniti, Imperial College o Max Planck in Europa, e quindi naturalmente
la Sisa è anche considerato un posto che dà un bollino di qualità, un marchio che poi col quale una credenziale con la quale presentarsi per la carriera futura. Qui diciamo ci sono ripresi alcuni dati e qui diciamo se volete, ma sarà per voi difficile distinguere il nome dei corsi di PhD dai filoni di ricerca che ho descritto tra loro, perché proprio sono compenetrati l'uno con l'altro. Naturalmente per mantenere alto il livello non solo degli studenti che applicano alla SISSA, ma anche dei postdoc che vengono alla SISSA, abbiamo cercato di escogitare dei mezzi per attirare le persone più brave da fuori, perché ovviamente noi, diciamo, i nostri competitori sono a livello internazionale, non è che possiamo competere solo sul mercato nazionale. E quindi abbiamo preso alcune iniziative che voglio descrivere. Uno è quello di istituire dei piccoli grant per i postdoc che sono già qua, per poter, in modo tale che loro possano sviluppare il proprio progetto di ricerca in maniera indipendente dal principal investigator che li ha chiamati con un contratto qua. Quindi per sviluppare l'indipendenza, l'originalità e lo spirito di intraprendenza dei nostri giovani. E anche ovviamente in modo tale che questo sia una palestra per riuscire a imparare a preparare i progetti. Per attirare poi gente brava, persone brave nella ricerca da fuori, abbiamo istituito degli Excellence Grant che sono particolarmente a condizioni diciamo anche economiche particolarmente vantaggiose, in cui qualcuno, un giovane che è fuori, può preparare il suo progetto, presentarlo alla SISSA e se la SISSA lo ritiene particolarmente buono, vengono presi qui e quindi questo naturalmente è, diciamo, ne possiamo offrire un numero molto limitato, ma naturalmente l'idea è di attirare persone particolarmente brillanti alla SISSA. Devo dirlo che è chiaro che la situazione di difficoltà in cui l'Italia si è trovata nell'ultimo anno e anche ovviamente le notizie che vanno sui giornali rendono più difficile reclutare persone brave all'estero, perché naturalmente diciamo è più difficile attirare in un paese che ha dei problemi o che sembra avere problemi gravi persone particolarmente brillanti. Nonostante questo io devo dire che il numero di applicazioni dall'estero quest'anno non è diminuito, anzi è leggermente cresciuto, quindi a testimonianza che almeno la campagna diciamo che abbiamo fatto per promuovere la SISSA nelle istituzioni straniere ha funzionato abbastanza. La SISSA naturalmente ha come missioni principali di fare ricerca, di formare i giovani alla ricerca, ma non si occupa solo di questo ed è molto attiva anche in altri campi da molti anni. Allora diciamo vi citerò soltanto alcune delle cose che noi intraprendiamo alla SISSA. La prima è SISSA Media Lab. SISSA Media Lab è uno spin-off della SISSA, una società diciamo in house della SISSA che è nata per poter continuare a svolgere un'attività di editoria scientifica. Alcuni anni fa, anche per combattere i prezzi sempre maggiori che le compagnie editrici di pubblicazioni scientifiche imponevano alla comunità scientifica, la comunità dei fisici, che è una comunità molto matura e motivata, ha deciso di iniziare lei stessa la pubblicazione di riviste di fisica, di fisica delle particelle. Ora, questa attività ha avuto talmente successo che oggi JHIP, che è una rivista diciamo di fisica delle particelle, di fisica delle alte energie, ha un impact factor, che è questo misuratore di popolarità, se volete, di successo, che è maggiore di molte riviste sia europee che americane, come il Physical Review, per esempio, o Nuclear Physics, che sono riviste storiche del campo. E quindi questa attività di editoria si è poi estesa all'astrofisica, alla fisica degli strumenti, alla fisica statistica, eccetera, eccetera. Era impossibile gestire tutte queste attività editoriali all'interno di un'università pubblica e quindi la società è stata creata perché questo ci dà il modo di, diciamo, di promuovere questo tipo di attività. In realtà le attività di Media Lab si sono estese e quindi oggi diciamo, ci sono tutta una serie di altre attività che vanno dall'allestimento dei musei, alla creazione di eventi scientifici, addirittura missioni scientifiche che sono arrivate, per esempio Marco Polo che ha fatto un rivelamento del DNA delle popolazioni e degli alimenti da qua fino all'estremo est, e quindi diciamo, è una delle attività che ha arricchito
diciamo, la SISSA in tutti i rispetti. Abbiamo un laboratorio, come ho detto, interdisciplinare. Per menzionare una delle sue attività, questo laboratorio ha all'interno dei master in comunicazione della scienza, che quest'anno, diciamo, il più antico celebra il ventennale, e che ha prodotto circa 250 diplomati che oggi sono giornalisti scientifici o lavorano negli uffici stampa dei maggiori istituti di ricerca italiani. Questa attività è ovviamente limitata per il momento al giornalismo italiano, ma stiamo discutendo la possibilità di estenderlo e rendere anche questa un'attività di tipo internazionale. Non mi attardo su molte altre cose, voglio dire che abbiamo anche fatto alcuni specialmente nell'ultimo anno, tanto per citare le cose più recenti, molte attività di promozione con la cittadinanza, di cui noi ci sentiamo fortemente e vogliamo fortemente far sentire la nostra presenza sul territorio che ci ospita. E quindi, per esempio, quest'anno abbiamo dato il diploma, il PhD honoris causa al professor Chomsky, che credo non ha bisogno di presentazioni. È stato un evento, credo che dopo Springsteen è stato quasi un evento da rockstar, perché avevamo 4.000 prenotazioni per venire a sentirlo in teatro. C'è stato qui, per esempio, il dottor Luca di Montezemolo per un'iniziativa di tipo Detex che ha avuto anche molto riscontro e via dicendo. Fatemi parlare solo brevemente del Master in Complex Action, che è una novità per la SISSA. Questo master intende mettere insieme i metodi e le metodologie della ricerca scientifica nelle scienze dure con la capacità di fare impresa, di fare business. È un'idea, un'intuizione che ha avuto a suo tempo il direttore che mi ha preceduto, il professor Fantoni, e grazie, devo dire, all'attività di diverse persone, una la sentirete fra breve, qui della SISSA, ma anche dell'area di ricerca e dell'Università di Trieste, ha avuto uno sviluppo molto positivo e è ancora una realtà che è in crescita. E infatti all'inizio questo master era riservato agli studenti di PhD della regione Friuli Venezia Giulia, e già dal primo anno, per esempio, un'iniziativa degli studenti di questo master ha vinto il secondo premio dello Startup regionale. Ma, diciamo, andando avanti si è sviluppata ancora di più e il numero di domande è aumentato. Cominciano ad arrivare molte domande anche da executive di imprese private, e molti degli studenti di questo master, che vi ricordo sono originariamente studenti magari di matematica o di fisica, hanno già trovato impiego anche nella situazione attuale di crisi in molte compagnie private di livello nazionale e internazionale. Qui semplicemente mostrerò soltanto la slides. Questo è il master in comunicazione della scienza. Come ho detto, questo è un master di tipo ventennale. Faremo una grande festa verso la fine di giugno, proprio per celebrare questa ricorrenza. E non ci occupiamo solo questo master non è soltanto per il giornalismo scientifico, ma anche appunto allestimento di musei, creazione di eventi scientifici, editoria scolastica e così via, sempre nell'ambito della divulgazione della scienza. E devo dire che è ancora molto ambito, è a numero chiuso ovviamente, perché appunto offre delle possibilità di lavoro non indifferenti. Abbiamo fatto partire anche un master in giornalismo scientifico e digitale, che forse non è stato il momento giusto perché è un momento di crisi, ma insomma ci sono stati vari iscritti, e comunque molti degli iscritti al primo anno ha già ottenuto offerte di impiego nell'ambito del giornalismo digitale. Ora, le prospettive, naturalmente noi dobbiamo continuare a guardare al futuro. Fatemi ricordare che una delle ragioni delle attività della promozione e del successo della scuola è stato il fatto di essere una struttura piccola e capace di adattarsi molto rapidamente alle realtà emergenti nel mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Una struttura molto grande è difficile che riesca ad aprire nuove attività, una struttura piccola può raramente riorientarsi e naturalmente aprire iniziative anche di carattere multidisciplinare. Oggi abbiamo
matematici che diciamo, lavorano insieme ai nostri biologi per fare simulazioni numeriche di sistemi biologici. Abbiamo ovviamente un'attività che è anche legata, per esempio, al mondo del mercato internazionale e avrete un assaggio negli interventi successivi. Abbiamo la matematica applicata e questa ha anche connessioni, come vedrete, col mondo dell'industria e naturalmente siamo ogni giorno a cercare di trovare nuove strade e diciamo, nuove strade da perseguire, anche se ovviamente i vincoli che oggi ci impongono un momento di crisi per il nostro paese ovviamente limita le nostre capacità operative, ma questo speriamo che nel futuro questi vincoli e queste limitazioni siano rimosse. Naturalmente il fatto di riuscire a captare sia a livello di grant europei, sia a livello, non ho parlato, di grant privati ovviamente che ci arrivano, abbiamo avuto perfino finanziamenti dalla Russia, è chiaro che questo aiuta naturalmente la nostra azione. Devo dire, e l'ho dovuto anche scrivere, che di fatto un sistema di vincoli anche burocratici che sono stati introdotti nel sistema universitario italiano negli ultimi anni sta cominciando a mettere serio repentaglio alle attività non solo le nostre ma di tutti. E infatti io devo dire, in un'occasione che ho incontrato l'attuale ministro Profumo, che peraltro è stato anche rettore di un'importante università italiana, il Politecnico di Torino, gli ho detto: capiamo che in questo momento non ci sono risorse, ma almeno liberateci dai vincoli burocratici e dalle regole assurde che gli altri paesi non hanno, perché competere per Horizon 2020 con una palla al piede non si può vincere. Possiamo fare tutto, ma questo non lo possiamo fare. E speriamo che la consapevolezza del paese per la ricerca, per l'importanza della ricerca e della formazione universitaria per lo sviluppo anche economico della nazione, prima o poi qualcuno ci ascolti, ma veramente, non soltanto nella retorica di occasione. Quindi vi ringrazio e mi fermo.